Uno. 20 giorni circa e ci siamo, ormai si parte con la prima di campionato Milan-Torino che io, come ben sapete, avevo sognato come sogno premonitore 2-1, vi ricordo il risultato esatto, quindi cari amici che vi piace magari giocarvi il caffè, mi raccomando, 2-1 Milan-Torino, ma Milan-Torino di solito è una partita invernale, non una partita estiva, ma in tre occasioni le cose non sono andate così. Ci ricordiamo lo scorso anno, 27 agosto, Milan-Torino, Milan batte Torino 4-1, gol di Pulisic, pareggio di Scholes, l'olandese Scholes che rientra da quest'anno, Giroud, Hernandez, Giroud, si preannunciava una grande stagione pioliana, sappiamo tutti come è andata a finire. Ma a proposito di America, si è giocata in agosto, nel 21 di agosto nel 1993, la Supercoppa italiana per promuovere il mercato americano per il mondiale del 94, perché pensa, caro cardinale, nel 94 il soccer non era neanche conosciuto in America, figurati ora tu che ci gestisci, caro cardinale. Ma non voglio arrabbiarmi, erano 1-0, Marco Simone, alziamo la Supercoppa italiana, che bei ricordi. Ma la prima giornata c'è stato un Milan-Torino, 21 agosto 2016, ultimo Milan berlusconiano, allenatore nuovo il signor Vincenzo Montella, e dall'altra parte un grandissimo ex Sinisa Mihajlovic, che tutti ricordiamo. Il Milan parte bene, segna Carlos Bacca, pareggia il Gallo Belotti, Bacca sugli scudi, doppietta, tripletta. Il Milan tira i remi in barca sotto un caldo infernale. Baselli 3-2, e al 94esimo succede l'imponderabile, rigore per il Torino. Va il Gallo Belotti, ma no, c'è Gigi Donnarumma, la para, e Milan fa i primi 3 punti. 21 agosto, Milan-Torino 3-2.